dicevo, questi artigiani che sono qua, che voi utilizzate, sono una razza in via di estinzione oppure c'è un ricambio, ci sono delle scuole, c'è una pratica ancora di questi mestieri? No, questa razza artigiana cinematografica sia in via di estinzione, lo si dice da tanto tempo, veramente da tanti anni. Una scuola non c'è mai stata, una vera e propria scuola di formazione artigiana specifica. Tutto è avvenuto così, proprio che si è tramandato, diciamo, dall'anziano al giovane. Mi pare che stia ancora andando più o meno così. Da vecchio dovrei lamentarmi un po' e dire che va un po' peggio di prima, però mi pare che sia proprio un discorso vecchio, che da vecchio, ma chissà, forse neanche tanto vero, nel senso che in fondo devo dire poi, qui vedo per esempio adesso a Cinecittà, vedo molti ragazzi, molti giovani, qui ce n'è proprio tantissimi praticamente. Certo, se mi ricordo gli artigiani di una venticinquina, trentina di anni fa, beh, sì, mi ricordo dei falegnami straordinari. Forse frequentavo più l'altra falegnameria, adesso la frequento un po' meno, non lo so, però insomma, Forse ci stupivano di più ci stupivano di più perché eravamo più, più i ragazzini piccoli. noi. Forse succedeva esattamente il contrario, però devo dire, poi le scene, eccole qui, vengono, si fanno, mi pare che no, Ma i forse. materiali nuovi che si usano oggi hanno cambiato qualcosa, facilitano. Materiali nuovi pochissimi, mi sembra di capire, cioè voglio dire, non è, si usa sempre il gesso, il legno, il compensato, la pittura, cioè non è che c'è una grande tecnologia nella scenografia. Sì, qualche cosa è successo, un po' è arrivato il Perspex, ma è arrivato anche nelle altre cose, è arrivato l'Eternit, che è arrivato, ma insomma non mi pare che sia successo granché. Sì, è arrivata qualche plastica che ha aiutato un po', il poliuretano espanso, Resine, le quelle sì, resine, no. ma anche questi ci sono da parecchi anni, insomma, non c'è questo grande. È artigianato, E invece nella scuola, dice, nello studio L, vengono giovani che vogliono fare gli scenografi. sì, vengono parecchi perché sì, insomma, ci sono delle scuole a Roma soprattutto che ne sfornano parecchi di ragazzi tra l'Accademia e il Centro. Purtroppo lì il problema è un altro, è che i film sono molto meno di quanti erano quando ho cominciato io e quindi è molto più difficile inserirsi nel mondo del lavoro, diciamo, per questi ragazzi che adesso hanno fatto l'Accademia o il Centro Sperimentale. Ma c'è una differenza tra chi sceglie poi di lavorare per il cinema e chi invece per la televisione, proprio nella pratica del lavoro? Ma adesso molti praticamente vengono indirizzati verso la televisione, perché la televisione assorbe molto, molto, ecco. Perché ci sono tante le strutture televisive, canali pubblici, privati, privatissimi, piccolissimi, medi, grandi, e quindi lì c'è bisogno di. Però dicevo, se c'è una differenza qualitativa in questo lavoro che si fa scenografia per televisione e scenografia per il cinema, o in fondo le tecniche Ma non so, sono mi sembra che siano le stesse, simili? dipende sempre dall'opera in generale che stai facendo. Io ho lavorato anche all'interno della televisione, insomma, in una struttura interna con le telecamere, ma abbiamo Sì, usato le può stesse darsi cose. però che magari lo scenografo televisivo che fa solo televisione sia un attimino più superficiale, tra virgolette, perché magari lì va di moda dire vabbè questo non si vede poco, cioè anche noi ci accusavano di fare le cose troppo precise, troppo. E Questo magari sì, fa un questa cosa che po' in così. questo in televisione non si vede, lo senti dire, che è un errore Però gravissimo, perché forse può secondo me essere non è vero. anche No, sì, un modo forse nostro di fare cinema, secondo me non è dove, di vero. fare Perché scenografia, dove. Io ho visto, quando vediamo i film in televisione, c'è qualcosa che non si vede in un film che passa in televisione. Io No, credo ma che io sia credo così. sia forse un discorso più legato alla telecamera e alla E poi comunque è scenografia della sbagliato proprio per produzione. principio. Il Ah, discorso, certo. quindi voglio dire, Quello è una cosa. non va proprio detto, voglio dire, perché non è mai vero. Per
perché poi una telecamera ha lo stesso il potere, diciamo, di entrare nelle cose, di leggere qualunque cosa, voglio dire, c'è, ce l'ha. Quindi si vede o non si vede, chi lo stabilisce, non è vero, si vede. Senta, c'è un progetto, magari... C'è proprio uno che lavora per un mezzo che non vede, ma perché? Non è vero, voi. C'è un progetto che vorrei, magari da realizzare sempre con Scola, che rappresenta la famosa sfida, la scommessa, la sfida infernale. Dopo questo, un altro, no. No, c'è un progetto che non rappresenta una grande sfida, mi piacerebbe molto fare, perché secondo me non è stato mai fatto con grande attenzione. Non è stata mai visitata, secondo me, l'antica Roma in maniera seria. Cioè è stata fatta sempre un po' di cartapesta, è stato sempre fatto quell'angolo dei fori e basta. Invece Roma era una città curiosissima, piena di... una città enorme, come oggi potrebbe essere New York, non so, lo stesso tipo di... crocicchio di tante civiltà, orientata, abitata da tante genti di diversa natura, era curiosa, molto curiosa, insomma la suburra, la città vera, quella non è stata mai realizzata, quella è una scommessina che mi piacerebbe fare. Non da poco. No, mi piacerebbe fare. Costruire la suburra oggi. Sì. Va bene. Gigantografia. Gigantografia. Anche della gente.